Sarebbero 8 le persone morte, tra cui 5 soldati e diversi assalitori, nell'attacco avvenuto venerdì al Biblos, hotel frequentato da caschi blu a Sévaré, nel centro del Mali. Testimoni hanno riferito del sequestro di diversi ostaggi, sarebbero almeno 6. Secondo fonti locali, l'obiettivo dell'incursione era un gruppo di piloti russi della missione ONU. Almeno uno di loro potrebbe essere stato rapito. La regione è spesso teatro di attacchi nei confronti di occidentali. Lo scorso giugno il governo del Mali aveva firmato un accordo di pace con il movimento arabo dell'Azawad, che raggruppa le formazioni armate a nord del paese a maggioranza Tuareg. L'accordo avrebbe dovuto segnare la fine dei disordini che negli ultimi anni hanno lacerato il paese.